è passata un po' nella incavolatura, dai, diciamo così, di Picerno? No. No, perché io amo moltissimo fare una gara ricca di contenuti di grande moralità e quindi questo dobbiamo migliorarlo perché non c'era una situazione migliore dopo venire da quattro vittorie consecutive, più cinque in Coppa Italia. Io credo che dovevamo interpretare la partita in una maniera diversa sotto l'aspetto esclusivamente caratteriale, sotto l'aspetto proprio della dinamicità. I ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro, ora abbiamo anche Cancellotti che è squalificato, quindi ci sarà da soffrire, lo facciamo volentieri perché amiamo questi colori, li amiamo sul serio, li abbiamo anche sposati sotto certi aspetti e quindi faremo di tutto per regalare un finale, diciamo, di girone d'andata importante a questa tifoseria che comunque, tengo a precisare, veramente mi commuove, mi fa veramente rabbrividire ogni volta che li vedo, che li sento perché è difficile, se non impossibile, trovare delle persone che ci seguono con questo entusiasmo e che ci fanno sempre sentire partecipi. Qual è stato il momento più difficile? Il post Monopoli, il post Potenza e come è venuto fuori da quel momento? Ma il post Rieti. Post Mai? Rieti perché anche in casa, nonostante avessimo fatto qualcosa di buono, siamo stati raggiunti sull'1-1 con una barriera aperta. Abbiamo fatto gli ultimi 5-6 minuti di rabbia dentro l'area di rigore, non siamo riusciti a far gol e naturalmente siamo riusciti a infastidire molta gente perché sembrava quasi che noi non avessimo neanche più voglia di vincere una partita. Con E come ne è venuto fuori? il lavoro e con la mia testardaggine, con la mia cocciutaggine e con la mia rottura di scatole. La Ternana è una squadra che ha detto delle cose molto interessanti e molto giuste. Secondo il mio punto di vista, la Ternana è una squadra che ha in mezzo al campo un reparto fortissimo perché Palumbo e Salzano sono due mezzali che io conosco molto bene, soprattutto Salzano, conosco anche la famiglia, sono di Treviso, quindi Salzano ha già fatto con l'Altero, ai tempi del tutto cuore. speriamo di no. Davanti non hanno una grande struttura intesa Centini. come centimetri, anche se insomma Ferrante non è che sia proprio un nano. Anzi, è un giocatore di grossa struttura, però sono giocatori che non ti danno punti di riferimento, sia Partipilo sia Arilungo, Toromino, cioè sono giocatori che non danno dei punti di riferimento, è una squadra che gioca molto bene, è ben allenata Fabio da Gallo. Fabio, che insomma lo conosco benissimo, io lo stimo, lo sa quanto io stimi, insomma lui come calciatore, come allenatore, insomma è un ragazzo che ha fatto i suoi passi in maniera veramente ordinata e precisa, quindi io sono contento che lui stia facendo molto bene, se lo merita. E è una squadra molto completa che sta facendo un campionato importantissimo. Io mi fido dei miei calciatori, so che faranno una grande partita. Poi sapete meglio di me che il calcio ha moltissime variabili e Poi c'è sempre un super avversario, quindi. può finire in qualsiasi modo, però sono convinto che noi faremo una gran partita. Sogno a breve, brevissima, media scadenza di Bruno Tedino sulla panchina del Teramo è? Lo diciamo, si può dire oppure no? Sì, si può dire. Ripeto, mi piacerebbe fare quello che abbiamo fatto in altre piazze, con molta serenità e farci conoscere molto di più di quello che siamo conosciuti in giro per l'Italia per il nostro modo di giocare.